Puntata speciale di Vorrei Sapessi Che. Questo pomeriggio abbiamo un ospite molto particolare. Lui è Michele Leone, insegnante di danze urbane. Michele, buongiorno. Buongiorno a te. Grazie di essere venuto qui in studio da noi per raccontarci, insomma, la tua esperienza. Un grande piacere essere qui, grazie. Hai da poco vinto un premio molto importante, parleremo anche di questo, soprattutto di questo, perché sei qui proprio per farci presente questa cosa, che è molto importante per tutta la comunità arianese. Però io, prima di parlare di questo, vorrei partire da quello che è Michele, dalla tua formazione e soprattutto da dove è nata questa passione per la danza. Credo che sia stata una cosa nata quando ero ancora bambino, nel senso che ho sempre avuto questa capacità innata a livello organizzativo. Prima ero nel mondo sportivo, quindi col calcio, con la pallavolo, e avevo l'abitudine di gestire gli altri. Quando ho iniziato a creare ero in parrocchia, quindi a livello chiaramente amatoriale. E appena mi sono trasferito qui al sud dalla mia famiglia paterna, ho sviluppato questo desiderio. La comunità intera del mio paesino Carife mi ha dato fiducia. Ho iniziato con 7 ballerini, che poi il secondo anno erano già 30, poi da 30 a 100. Abbiamo iniziato ad accorpare i corsi, ho iniziato ad allargarmi a macchia d'olio e adesso attualmente insegno in tutta la regione con circa 25 corsi e 400 allievi, ecco. Dove hai studiato? Allora, io ho fatto una carriera anomala, nel senso che io sono un coreografo, non mi sono mai definito un ballerino. Molti ballerini prima studiano danza come ballerini per poi capire se gli piace fare il coreografo. Io funziono esattamente al contrario. Io non amo ballare, amo creare. Quindi la mia carriera si è sviluppata su più federazioni, o praticamente toccato tutte le federazioni principali in Italia, ho 7 diplomi con valenza internazionale e ho cercato sempre di capire quale fosse la dimensione giusta per il mio modo di essere artista, ecco. Poi mi sono fossilizzato, trapiantato proprio nel mondo delle danze urbane, sviluppando una grande passione per la contaminazione con tutti gli altri stili e soprattutto con la parte emozionale. Quindi tendiamo a fare una danza che arrivi all'interno, che ti costringa, nonostante tu sia spettatore, a fare un'analisi di te stesso e confrontarti, rapportarti con quello che vedi sul palco. Dicevi prima che da piccolo giocavi a calcio, pallavolo, sì, sì. Poi sei passato alla danza, sì, no? Ti sei mai sentito bullizzato per questa cosa? Perché di solito i maschietti sono un po' soggetti a questo. Allora, tipo di cose. Io ho anche lì, oltre a giocare a pallavolo, ho giocato 17 anni, io allenavo sia il maschile che il femminile, a calcio più che giocarlo bene, per quanto mi piacesse molto, anche lì allenavo i pulcini, gli esordienti. Mi piaceva proprio stare dietro le persone, motivarle, mettere su di loro le mie idee. Quando ho scelto la danza, più che altro bullismo no, scetticismo sì. Cioè, tu lasci il nord, vieni al sud, che cosa ti aspetti di fare qui? Noi giovani cerchiamo tutti di andarcene, tu invece te ne vieni qui, ti aspetterai mica di fare carriera qui con queste cose. Ero il primo, sono stato pioniere in questo, me ne rendo conto, ero il primo a intraprendere questo percorso verso le danze urbane, quindi c'era proprio una tabula rasa intorno a me. Da un lato è stato molto più lento attecchire sulle comunità, sulle città, dall'altro lato però è anche stato molto più stimolante, proprio perché quando iniziavi a girare, a fare le prime competizioni e sentivi dire grandi nomi di grandi città e poi parlavano dell'Irpinia, di noi, allora era molto gratificante, ecco. Quanti allievi hai oggi? Allora, adesso su Ariano Irpino siamo intorno ai 130. Tantissimi. E sì, racchiudono ballerini di tutta la provincia, quindi tutte le zone limitrofe vengono ad Ariano Irpino, dove noi abbiamo la nostra scuola, ci appoggiamo presso il club La Tartaruga, che ci aiuta tantissimo, ci dà carta bianca, e quindi questo. Ci sono allievi maschietti? Ah, voglia, tanti e molto talentuosi. Devo dire che col passare delle generazioni, attraverso anche il mondo televisivo, la figura del ballerino maschio è completamente cambiata, cioè molti stereotipi sono scomparsi. Ecco.
Più che altro magari ancora si fa fatica col ballerino classico perché ha un atteggiamento più delicato e perché magari ovviamente deve avere una calzamaglia tendenzialmente per mostrare la propria muscolatura. Di conseguenza un genitore magari con delle idee ancora un po' antiche dice no, mio figlio con la calzamaglia no, ma è veramente una stupidaggine, ecco. Sì, infatti molto spesso i ragazzi chiedono di fare hip hop perché hanno più che altro vergogna di cimentarsi nella danza classica. Tu che rapporto hai con la danza classica? Allora, io ho usato il classico nella mia formazione esclusivamente per capire determinate basi fisiche, anatomiche, per capire come poter usare il corpo meglio negli stili che poi mi appartenevano. Perché per me la danza classica ti dà un'impostazione fisica incredibilmente totalizzante, quindi è fondamentale per avere consapevolezza del tuo corpo. A tratti, guardando le opere classiche, se non fatte bene diventa magari noioso, nel senso che fare il classico è molto complicato. Me ne rendo conto che trovare delle scuole di danza classica che facciano un lavoro tecnicamente ed esteticamente valido è complicato, proprio perché ci vuole una rigidità, una voglia dei ragazzi di lavorare sul proprio corpo che allo stato attuale è molto difficile da trovare, perché tutti vogliono tutto e subito. Ormai col mondo tecnologico le persone vogliono veramente imparare senza sacrificio e questo non funziona. L'hip hop avvicina più generazioni con più facilità perché non c'è un riferimento fisico. Se nella danza classica devi avere determinate dimensioni, determinate misure per poter avere una carriera di un certo livello, nelle danze urbane, a prescindere da come tu sei fisicamente, puoi adattare lo stile alla tua fisicità. Quindi questo chiaramente fa sentire tutti più accolti. Allo stesso tempo, a livello musicale, è sempre all'avanguardia, di conseguenza i ragazzi ci si avvicinano con più semplicità. Bisogna avere una determinata età per iscriversi? Allora, ovviamente un bambino che inizia presto ha più tempo per mettersi addosso le cose, ma quando hai talento, quando hai una predisposizione... Quindi posso iscrivermi anch'io? Assolutamente, assolutamente. Ma a proposito di questo, noi abbiamo il corso degli adulti da alcuni anni, sono proprio genitori dei miei allievi o miei ex allievi che ora vivono la loro carriera privata e sono tornati comunque a danza. Ho ballerine di 30, di 50 anni, ballano sui tacchi, ballano video dance, sono meravigliose e mi danno un'energia incredibile, a volte maggiore di quella dei ragazzi. Proprio ti fanno capire che è un pezzo della loro vita che hanno voluto riprendersi, quindi non c'è proprio un'età, assolutamente. Bellissima questa cosa. Senti, che rapporto hai con i tuoi allievi? Oh, io sono senza genitori, quindi diciamo che nella mia vita... la ripeto la nausea questa cosa, non avendo avuto la possibilità di vivermi normalmente in casa con mamma, con papà, cerco di creare tante stanze, quindi i miei allievi sono la mia casa e quando io sono con loro mi sento al posto giusto, quindi cerco di pensare come avrei voluto sentirmi io se fossi lui, cerco di accorgermi di cosa non va nelle loro vite e di trasformarlo in energia positiva per quello che è poi il nostro percorso artistico. Ovviamente dietro gli allievi ci sono le loro famiglie, quindi io cerco di avere un rapporto assolutamente limpido anche con i genitori. È bello per me guardare negli occhi un genitore e sapere anche cose della sua vita privata, perché vuol dire che ti vuole portare all'interno del figlio, non solo come insegnante ma come presenza. Io lo dico sempre, quando ora ho compiuto 40 anni da poco, anche se ne dimostro molti di meno, quindi lo dico sempre, quando vedo i miei ex allievi che ora diventano genitori e mi invitano ad un battesimo o a un compleanno, capisci che hai seminato bene, perché vuol dire che ti vogliono nella loro vita e non perché sei loro insegnante di danza. Certo, bellissimo. Sì. Senti, arriviamo al premio che hai portato a casa da poco. Sentiamo un po', parlaci di questo premio. Allora, quando abbiamo iniziato questo percorso con l'MC Pop Contest con Cruising, che in Italia è pioniera, voglio dire, per più di 15 anni ha avuto una formazione con coloro che hanno portato in Italia l'hip hop, quindi veramente voleva dire il top. Quando abbiamo iniziato era difficilissimo pensare a salire sul podio, arrivare in finale, perché è una competizione che si sviluppa su due semifinali, una porta aperta e una porta chiusa, solo con la giuria, per poi arrivare alla finale. Per molti anni non arrivavamo neanche in finale,
ma va bene anche questo, perché per quanto tu ti senta bravo nel tuo piccolo mondo, quando poi ti confronti con realtà più grandi, devi prendere le bastonate e capire che devi fare molto di più di quello che pensi. Da qualche anno ormai eravamo fissi anche in finale, quindi era una sensazione di crescita. Quest'anno era anomalo, perché l'MC Pop Contest si svolge a Riccione a gennaio e invita ballerini da tutto il mondo. La giuria è composta dai ballerini più in voga in questo momento, quindi ogni volta ti trovi davvero a essere giudicato dagli artisti che segui su YouTube, ed è meraviglioso, no? Abbiamo detto: ragazzi, le norme anti-Covid sono chiare, non possiamo portare il gruppo intero sul palco, lo dobbiamo smezzare, però ci riprendiamo anche questo, considerando che noi negli ultimi 2 anni, nonostante la pandemia, siamo stati l'unica scuola in tutta l'Irpinia a fare lo spettacolo di danza. Cioè, noi per 2 anni consecutivi siamo tornati in sala, e quello che non abbiamo fatto in sala l'abbiamo costruito in DAD, e abbiamo fatto lo spettacolo l'anno scorso, lo spettacolo quest'anno. Quindi noi è come se di danza non avessimo perso nulla, a parte le competizioni. Questa era la prima volta che gareggiavamo post-Covid. Ero molto spaventato, perché Riccione, Movida, tantissima gente, e ovviamente mettere i ragazzi in sala solo 4 giorni per modificare il pezzo è stato complicato. Motivarli, soprattutto tenerli di testa concentrati, devo dire che sono stati meravigliosi. Si sono applicati alla perfezione, e quando abbiamo scoperto di essere in finale, già quello era per noi la vittoria. Quando poi ho capito che avevamo veramente delle possibilità, guardando anche gli avversari, rendendomi conto che veramente stavamo facendo breccia nel pubblico, vedendo anche le reazioni, allora ho detto: forse questa volta facciamo veramente il nostro miracolo artistico. Ci abbiamo provato per 15 anni, ci siamo saliti sul palco col gruppo dimezzato, è stata una gioia incredibile, un insieme di lacrime, abbracci, ci siamo veramente restituiti un pezzo. Resterà indelebile nella mia vita, nella mia carriera. E ti dirò, 3 anni fa, al primo anno di tentativo, siamo arrivati nella Final Six tra le migliori 6 crew d'Italia per rappresentare l'Italia ai mondiali di Los Angeles. E già quella era una grandissima soddisfazione, sì, perché c'erano crew che ci provavano da decenni. Noi al primo tentativo, e alcuni di loro poi hanno rappresentato l'Italia ai mondiali, grazie al nostro coreografo della mega crew, che è Giovanni Mauriello. E questo pensavo fosse l'apice, andare in America a vedere i miei allievi sul palco dei mondiali. Ma una vittoria così, un podio così, ha veramente avuto un valore impressionante. Ecco, questo podio per i tuoi allievi cosa è significato? Quali sono state le loro reazioni a caldo? Ma guarda, ti dico, noi abbiamo dei video amatoriali fatti dai ragazzi per proprio testare le loro reazioni al momento delle premiazioni, ed erano estremamente emozionati, però vedevo nei loro occhi quella luce di chi aspettava di sentire il proprio nome. Quindi vuol dire che anche in questo sono cresciuti, hanno preso una consapevolezza diversa delle loro capacità. E è stato veramente un dono. Io dico che è stato veramente un dono. Qualcosa che ci porteremo dietro e racconteremo a tutte le generazioni future. Mentre i ragazzi che sono rimasti a casa? I ragazzi che sono rimasti a casa avevano delle motivazioni ovviamente personali, alcuni genitori erano un po' più restii ovviamente per il discorso periodo Covid, sì, anche per una questione economica, perché attualmente dopo il periodo pandemico forte molte famiglie hanno, certo, avuto delle serie difficoltà. Quindi non ho ovviamente insistito più di tanto. Però sono stati felicissimi, credo. Devo dire che su 30 elementi del gruppo over siamo andati in 21, quindi comunque un buon numero. E chi era a casa ha esultato come se fosse lì. Quindi è stato veramente uno scambio meraviglioso. Un gruppo molto coeso, quindi molto bella, sì, questa cosa. Sì, assolutamente. Sì, va anche detta questa cosa, che nelle danze urbane si percepisce molto di meno il senso di competitività. Negativo. Magari se una ballerina classica è meno dotata di un'altra, si nota di più, perché c'è un criterio fisico, estetico, e quindi nascono magari delle piccole gelosie. Con noi non funziona, almeno nella mia danza no, cioè non ho mai avuto in 21 anni di carriera un episodio di 2 allieve gelose tra loro, mai, sempre tutto alla luce del sole. Senti, in ultimo, un consiglio che vuoi dare ai ragazzi che vorrebbero intraprendere questa strada? Allora, io dico che la danza ti educa, la danza ti forma, e la danza veramente ti lascia un'impronta. Alcune persone dicono: ma io tanto non farò questo nella vita. E io rispondo sempre: ma tu ora sei un ballerino, e se lo sai essere adesso, dentro di te lo sarai sempre. Quindi tutti gli insegnamenti positivi
li prenderai, li userai per il tuo futuro, per le scelte che farai, e qualunque cosa tu faccia nella tua vita, in qualche modo la starei anche danzando, ecco. Io ringrazio davvero il maestro Michele Leone, complimenti ancora per il premio che avete portato a casa, che è sicuramente un premio per tutta la nostra comunità. Ti ringrazio ancora, grazie ai nostri amici che ci guardano da casa, vi ringrazio e vi attendo alla prossima puntata.